non solo a quella legge, ma anche a tutte le altre, compresa per la sua privacy. E poi, come abbiamo visto prima, non esiste solo la legge 119 del 2017 nel momento in cui dici che sei obbligato a fare i vaccini oppure ti escludo dalla scuola, o meglio, viene meno il requisito di accesso. Esiste la 119 anche per gli esoneri, per i riferimenti e quant'altro. Quindi questo modo estremamente singolare di interpretare le norme, no, di pensare che ne esista una, ma non nel suo complesso, ma solo per quello che ti pare, ripeto, è molto singolare. Si può passare a un medico, magari, che non ha grandi cognizioni del diritto, forse anche di altre cose, ma non certo ad altri. Riservatezza dei dati personali, torniamo sempre al discorso della privacy. Il medico e l'operatore sanitario in generale devono essere estremamente cauti, innanzitutto nella raccolta dei dati, perché la prima cosa da fare è raccogliere i dati seguendo quella che è la normativa, in questo caso italiana, ma da tre mesi, da pochi mesi, l'anno scorso, da pochi mesi l'Unione Europea ha licenziato una nuova normativa europea sulla privacy, che è entrata in vigore anche in Italia, e quindi penso anche in Spagna, a partire da, in Italia dal maggio scorso, in Spagna non so da quando, comunque investe tutti quanti. È una normativa molto severa, che parla quindi di raccolta dei dati, come devono essere raccolti, la modulistica o gli altri modi in cui possono essere raccolti i dati, come possono essere tenuti i dati, chi ha accesso ai dati della riservati della privacy, perché ricordatevi questo, stiamo parlando dei dati in assoluto più sensibili che esistano nel mondo, ovvero sia i dati sanitari, sullo stato di salute di un soggetto. Più, diciamo, segreti, cioè più gravi, più riservati di questi, ci sono solo quelli di segreto nazionale, quando viene posto in teoria il segreto di Stato su qualche atto. No? Sono in assoluto i dati più sensibili, quelli che riguardano la salute di una persona, perché cadendo nelle mani sbagliate possono provocare tutta una serie di ripercussioni negative, anche per il semplice fatto che, per esempio, Giorgia, alla quale la ringrazio di essere venuta qua, non lo sapevamo, è stata una piacevolissima, no, partecipazione, lei ha avuto il coraggio di andare in giro a dire qual è la sua problematica, ma se Giorgia non lo avesse detto pubblicamente, nessuno avrebbe dovuto sapere qual era la sua problematica. Ma questo noi viviamo proprio in un paese strano, nel quale la legge sulla privacy non la conosce nessuno, forse è garante perché è obbligato a leggerla, gli altri non la conosce nessuno. Se voi andate, avendo del titolo, a chiedere a una pubblica amministrazione, anche a un soggetto privato, di avere dei dati che per legge rispettano, non vi diranno, perché vi diranno che c'è un problema di privacy. Se invece sarete dei soggetti assolutamente che non hanno titolo di saperli, e facendo la telefonata all'amico dell'amico gli chiederete di fornirveli, li saprete. Noi siamo un paese strano nel quale a un avvocato, al sottoscritto, ci sono stati dei soggetti, compresi dei comuni, che per motivi di privacy hanno detto che non avrebbero potuto fornire dei dati, non sapendo che la legge prevede che quando i dati fanno parte di elenchi pubblici, come può essere per esempio uno stato civile, non possono essere oggetto di privacy. Quindi anche i soggetti, gli operatori che utilizzano questi dati, che dovrebbero essere loro i primi a conoscere la legge sulla privacy, non la conoscono. Nella stragrande maggioranza dei casi sono completamente ignoranti. Il trattamento dei dati sensibili comporta poi il fatto che possono essere trattati, visionati e trattati solo da soggetti autorizzati, che debbono essere eliminati a richiesta dei soggetti, che non debbono essere trasmessi a terzi se non previa autorizzazione del soggetto o per motivi, no, espressamente previsti dalla legge, ma tutto questo normalmente non lo si sa. E quindi vediamo, per esempio, tornando al discorso in questi giorni delle discussioni dei bambini a scuola, che i bambini che sono malati per esempio di HIV o di epatite o magari di altre patologie, salmonella e quant'altro, che sono nelle scuole, hanno il diritto e il dovere di andare a scuola, se è scuola del nome, e hanno il diritto, giustamente, che i loro dati non siano a conoscenza di tutta la scuola, cioè li deve sapere solo chi è il titolare, qui normalmente è il direttore didattico. Quindi gli altri soggetti della scuola, le maestre, gli altri soggetti tra i quali il personale non docente, eccetera, eccetera, non devono sapere che il bambino è malato di HIV, di epatite, no, o immunodepresso, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure questo è ciò che accade normalmente con i bambini non vaccinati.
vaccinati, per esempio, dove persone, genitori, si trovano davanti alla scuola, non magari il soggetto che è deputato titolare dei dati sensibili a dirgli che non possono entrare a scuola, ma i docenti, personale non docente, qualche volta gli altri genitori. E allora bisogna denunciarli tutti, perché in questo paese dobbiamo cercare di ripristinare la legalità. Avanti. La prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o fondata su sospetto diagnostico. Allora, visto che mi hanno tirato per i capelli per quei pochi che ho, torniamo al discorso, per esempio, dei vaccini. Dei genitori che vanno, meglio, a chiedere al pediatra o al medico di fare l'elenco, di prescrivere quegli esami, ma nessuno, guardate bene, ha detto che debbono essere prescritti tutti dal pediatra di libera scelta, perché noi, a differenza di loro, sappiamo quali possono essere prescritti dal pediatra di libera scelta e quali invece debbono passare attraverso lo specialista. Loro no. Noi sappiamo i codici di ticket, loro no. Quindi è un problema di ignoranza fondamentalmente. E allora, però, se il pediatra, dopo che ha fatto l'anamnesi del bambino e magari anche familiare, dopo che ha visto un esame magari che ha fatto fare, nella sua scienza e coscienza, nella sua esclusiva e non delegabile competenza, nella sua autonomia e responsabilità, ci dice: gli altri esami non ve li faccio fare, magari perché poi l'ha mandato anche dallo specialista che ha detto che non c'è nessun problema, allora questa cosa noi la rispettiamo. Ma se il pediatra, quando il genitore va a chiedere questi esami, come è successo, come hanno detto anche quelli dell'Onceo qua locale, non te li prescrive non in base alla sua autonomia, alla scienza e coscienza e all'analisi di quel soggetto bambino, ma non te li prescrive perché il ministero, l'Onceo, l'ASL gli hanno mandato circolare direttive per non farlo, questa non è assolutamente autonomia, questa è dipendenza, non è un libero professionista ma è un burocrate, non sta agendo in scienza e coscienza e quindi, essendo un pubblico ufficiale, sta omettendo una prestazione, sta agendo contro i suoi doveri d'ufficio, commettendo un abuso d'ufficio, un'omissione di ufficio. E la stessa cosa le fanno quei soggetti, possa essere anche il ministero, può essere anche la regione, l'ASL, l'Onceo o il Onceo nazionale, che mandano circolare direttive dicendo non li puoi prescrivere. Tu stai dicendo a un pubblico ufficiale di violare la legge semplicemente dicendo che tu non puoi fare questo perché te lo dico io. Questa non è scienza, questo non è diritto, e li denunceremo anche per questo. Avanti. Prescrizione a fini di prevenzione. Avanti, andiamo avanti, abbiamo poco tempo. Prevenzione e gestione di eventi avversi. Il medico che opera a garantire le minori condizioni di sicurezza dei pazienti e gli operatori coinvolti, vale per il medico, vale per anche gli operatori sanitari, devono avere questo qua, l'adesione alle buone pratiche cliniche, l'attenzione al processo di informazione, raccolta e consenso, nonché alla comunicazione di eventi presentati alle sue. Parliamo un attimo del consenso. Il consenso come deve essere? Dato che magari non lo sanno, loro io spiego io sono un avvocato che fa male sanità appunto da 25 anni e che ho tenuto decine di convegni in tutta Italia sulla malpractice medica e sul consenso informato. Perché io non ho iniziato a parlare di vaccini, né tanto meno faccio solo questo, perché non mi interessa. Io ho un altro tipo di attività professionale normalmente. Questo lo faccio come hobby per aiutare gli altri a che non accada quello che ha detto mio figlio. Detto questo, il consenso informato è fondamentale, la raccolta del consenso, ma per avere un consenso da che cosa si deve partire? Dall'informazione. Al paziente, sia esso il paziente diretto, sia esso il suo legale rappresentante, sia esso il genitore, o il tutore, o il curatore di un bambino o di un disabile che non abbia le capacità, deve essere fornita un'informazione corretta. Che cosa vuol dire? Deve essere spiegato, uno, la tipologia di patologia che ha il suo paziente, deve essere spiegato la tipologia di intervento che deve essere fatto, che può essere intervento chirurgico, farmacologico, tutto quello che volete, deve essere spiegato con accuratezza. Gli devono essere prospettate le possibili alternative esistenti, cioè non è che gli si dice allora tu fai così punto, no, si dice allora
diciamo, le linee guida, la maggior parte dei medici seguono questo indirizzo. Se vuoi ti posso prescrivere e facciamo questo. Però sappi che c'è anche questa opzione B, questa opzione C e così via. Perché non deve essere il medico a scegliere, deve essere il paziente o chi per esso. Okay? Quindi una corretta informazione su quella patologia, su quello che può essere fatto, sulle possibili alternative, su quelli che sono i rischi, non solo i benefici dell'intervento medico-farmacologico che viene consigliato al paziente. Tutto questo deve essere possibilmente comprovato, ma non come pensano i medici, la stragrande maggioranza dei medici, che sono ignoranti e che pensano che tutto questo sia una scocciatura e sia fatto solo per tutelare il paziente. In realtà non hanno capito, nella loro sciocchezza, che è fatto innanzitutto per tutelare loro. Vedete, negli Stati Uniti, chi come me ha avuto la possibilità di andare là a confrontarsi con colleghi, anche con medici, entrare nelle cliniche, per lo più naturalmente private, statunitensi, e vedere i protocolli che usano, loro, prima di essere dei medici, in quel caso, sono dei ottimi burocrati. Nel senso che tu prima, per esempio, in Italia questo non accade, non è scritto da nessuna parte, ma se una donna deve essere visitata negli Stati Uniti da un medico maschio, non lo può fare senza l'assistenza di una paramedico donna. Non lo farà mai. In Italia i ginecologi che hanno visitato mia moglie e tutti gli altri medici non ho mai visto fare una cosa del genere, perché non si usa. Però se dopo succede che la donna in questione lamenta un abuso sessuale da parte del medico e il medico non ha la possibilità di comprovare quello che è accaduto perché non ha la testimonianza di un'infermiera, o ancora meglio, come suggerisco io, non ha una telecamera nel rispetto della privacy, delle vigenti normative sul fatto di avvertimento che è tutto registrato, che ci sono dei protocolli da seguire, e che non ha questo, come fa a provare di non aver abusato della paziente? È dura, molto dura. Stesso discorso per il consenso informato. Il consenso informato, in rarissimi casi la legge prevede che il consenso debba essere scritto. Nella stragrande maggioranza, nella quasi totalità dei casi, il consenso può essere tranquillamente orale, come i contratti, i normali contratti. Noi abbiamo l'idea che, per esempio, la compravendita degli immobili deve essere fatto per atto notarile, per atto pubblico. No, la compravendita degli immobili in sé ha valore anche se è fatta oralmente o è fatta per iscritto ma non fatta dal notaio. Il problema di farlo per atto pubblico è poi la possibilità di trascriverlo, di darne poi contezza ai terzi, di impedire che il soggetto che ha venduto casa a me dopo 10 minuti la venda a un altro che trascrive, quindi il proprietario è lui, non io. Ma giuridicamente la casa venduta anche oralmente, io ti propongo di venderti la mia casa per 100.000 euro, tu mi dici ok, ci stringiamo la mano, è valido. Se ci sono questi problemi, vale dopo riuscire a provare che ciò è accaduto. È qui che nasce l'esigenza della prova scritta. Se non c'è testimone, non è prova scritta, come fai a testimoniare che io ti ho venduto una casa che valeva 500.000 euro a 100.000 euro? È per questo che c'è l'atto scritto. E vale la stessa cosa per il consenso. Non è il consenso, il fatto che sia fatto per iscritto, come la stragrande maggioranza dei contratti, non è ad validitatem, non è per la validità del contratto, ma è approvazione, cioè per provare che quello è accaduto con quelle condizioni. Per cui normalmente non è previsto che il consenso debba essere fatto per iscritto, però è utile, ma a tutela del medico. Perché se tu non riesci a provare di avermi dato tutte le informazioni, di aver ricevuto il mio consenso, come fai? Certo, nel caso, torniamo al discorso delle vaccinazioni, ho letto negli ultimi anni delle cose aberranti di chi dice se non hanno ricevuto il consenso scritto non è valido, vuol dire che la vaccinazione è stata fatta in maniera abusiva. No, diciamo che c'è una buona possibilità che sicuramente non ti hanno dato l'informazione corretta, perché questo, ahimè, ai noi, è quello che accade di solito, che nessuno ti informa neanche sui benefici, ma sicuramente non ti informano sui rischi. Però normalmente se un genitore entra con un bambino all'interno di una stanza dove c'è un medico vaccinatore e il bambino esce vaccinato
e il genitore non strilla, non strepita, non si reca subito dalla polizia carabiniera a denunciare che gliel'hanno preso con la violenza e gliel'hanno vaccinato, è del tutto evidente, si presume che in realtà il consenso da parte del genitore sia stato dato. Se poi sia stato un consenso valido è un altro discorso, perché il consenso valido è solo quello che viene recepito dopo che sono state date le corrette informazioni, ma questo purtroppo normalmente non accade. Ai medici consiglio, infatti, come avvocato che tutela anche i medici quando se lo meritano, di effettuare esattamente le stesse cose. Ai miei amici che sono dentisti, ai miei clienti che sono dentisti, per esempio, dico di possibilmente registrare esattamente quelle prestazioni che stanno per fare, ovvero sia l'informativa che stanno dando al paziente in ordine a quello che stanno per fare, il problema che c'è, quello che fanno e quello che si potrebbe fare per ovviare, e di recepire formalmente il consenso davanti alla telecamera. Perché vedete, anche il consenso scritto lascia il tempo che trova. Come molti contratti, per modo di formulare, c'è l'articolo 1341 del codice civile, che per essere validi vi chiedono, vedete quelli delle assicurazioni, delle banche, quando vengono predisposte a un solo soggetto che è contraente forte, prevedono una doppia approvazione, una doppia firma, una per il contratto e una per le clausole cosiddette vessatorie, alcune addirittura abusive. Ok? Quelle abusive non sono valide comunque, quelle vessatorie sono valide solo in base alla seconda approvazione, alla seconda firma. Perché? Perché normalmente in quei contratti ci possono essere scritte anche cose che non sono propriamente a vantaggio del contraente debole. Come per esempio ci possono essere delle diciture generiche, essere riportati tutti gli articoli, e questo non è corretto, perché tu devi dare la possibilità al contraente debole di capire quali sono specificamente gli articoli con i quali lui ha una limitazione dei suoi diritti, oppure tu ti sei autonomamente dato un aumento delle tue facoltà del contratto. Questo vale anche per il consenso informato. Nella stragrande maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a consensi informati prestampati, ma questi non sono validi, sono generici, non sono stati fatti per quel paziente. Tu mi devi riportare un consenso informato dove hai scritto le cose di quel paziente, tutte esattamente le cose che attengono a quel paziente e solo quel paziente, perché io giudice devo essere in grado, leggendolo, di capire che tu stai parlando di Roberto Mastalia e non di Roberto Mastalia, Pinco Pallino, Ciccio di Nonna Papera, Topolino, Paperino, eccetera, eccetera, perché questo non è un consenso recepito correttamente. Andiamo avanti. Abbiamo visto comunicazioni di un evento indesiderato e delle sue cause. Fino a qualche anno fa, nel nostro paese, il medico che non effettuava la denuncia di sospetta reazione avversa a un farmaco, fosse un farmaco normale o anche il vaccino, commetteva un illecito, così almeno imparano cosa vuol dire, commettevano un reato di natura penale. La cosa purtroppo è stata depenalizzata, quindi è diventata una mera formalità. Chi come me ha avuto la fortuna di avere un colloquio di 2 ore e mezzo lo scorso anno con i responsabili sia medici che giuridici dell'AIFA, all'interno dell'AIFA, ha avuto la possibilità di capire che cosa stanno facendo. Secondo me in questi anni hanno fatto molto poco, avrebbero potuto e dovuto fare molto di più, anche in ordine al recepimento delle reazioni avverse, soprattutto alla pubblicazione. Però una cosa è stata fondamentale: quando loro hanno detto stiamo spendendo molto in questi anni per la formazione del personale, per far sì che il personale, che noi sappiamo essere assolutamente disinformato ed ignorante nel riconoscimento delle reazioni avverse a un farmaco, sia informato di questo. Vedete, il problema però non è un problema solo di conoscenza, magari fosse un problema di conoscenza, perché al problema di conoscenza si ovvia, si riesce ad ovviare tranquillamente con l'informazione, facendo dei corsi, insegnandolo. Il problema è un altro, è che quando tu hai ingenerato, come è stato fatto in questi ultimi 2 anni, nei medici la paura, il terrore, e se loro dicono qualcosa contro un certo farmaco, sia un vaccino, sia una chemio, sia soprattutto questi due, tu magari avanzi nei loro confronti un procedimento disciplinare, magari arrivi a dare una sospensione o addirittura ai gradi, allora non è un problema di formazione tecnica, perché loro lo sanno
sanno riconoscerlo, ma non lo faranno mai, perché hanno paura. Sempre tra le tante telefonate che ho ricevuto in questi giorni, ho ricevuto la telefonata di una mamma il cui figlio di 6 mesi è ricoverato nell'ospedale del Nord Italia perché ha avuto una reazione avversa al vaccino, perché la mattina alle 11:30 ha fatto la vaccinazione, nel pomeriggio ha iniziato a star male, ha dei momenti di assenza, quindi delle problematiche neurologiche, ha iniziato ad avere dei problemi gastrointestinali, quindi l'hanno ricoverato in ospedale e tutt'oggi, a distanza di 15 giorni, è ancora ricoverato. I genitori, no, scusate, non è 15 giorni, 15 giorni dall'altro, a distanza di una settimana, circa 5 giorni a settimana, posso sbagliare perché qualche giorno fa mi ha telefonato, ancora il bambino è ricoverato. A voce, fuori microfono, tutti gli hanno detto che, almeno 30 medici, le hanno detto che è stata probabilmente una reazione avversa al vaccino, ancora non sono riusciti ad averlo prescritto. Uno di questi medici mi ha detto che non la doveva mettere in difficoltà, ma che cosa ne voleva sapere lei? Allora lei, che ha un marito che è un pubblico ufficiale, le ha detto anche, ma lei è sicuro di non commettere un illecito? Visto che mi ha detto che secondo lei è una reazione avversa, perché non lo mette prescritto? Non mi metta in difficoltà, sono io il professionista, ma tu non sei un professionista. Tu in quel momento sei un bandito, sei una persona scorretta, stai commettendo un illecito penale e spero, grazie alla registrazione, di riuscire a provare questo e di denunciare il medico in questione, perché in questo strano paese che è l'Italia, un paese nel quale nessuno si assume le responsabilità e tutti pensano di poter violare la legge, bisogna, come ho detto prima, cercare di ripristinare il diritto. Quindi in questo momento formalmente anche l'AIFA, anche il Ministero ha cercato di incentivare il riconoscimento delle reazioni avverse e la denuncia. Il problema è che purtroppo i genitori saranno ancora costretti ad andare nel sito, a scaricarsi il modulino loro e a fare una denuncia di sospetta reazione avversa a farmaco che verrà considerata dall'AIFA poco più che acqua sporca, a differenza che se fosse fatta da un professionista. Avanti. A finalizzare andiamo avanti da poco tempo, relazione di cura, quello che a cui facevo riferimento prima, la relazione di cura è fondamentale, la relazione che intercorre tra il medico, il paramedico e il paziente. Se viene meno questa relazione di cura, se viene meno il rapporto fiduciario tra il medico e il paziente, il rapporto è finito. Ma il rapporto, per esempio, facendo riferimento a quello che hanno detto prima quelli dell'Onceo, quando i loro medici, i loro pediatri hanno riposato i pazienti, in realtà non sarebbero dovuti essere loro a riposarli, sarebbero dovuti essere i genitori a riposare il medico, perché nel momento in cui tu mi dici non lo puoi fare, non perché non credi a quella cosa, oppure dici che non lo credi, ma perché te lo hanno scritto gli altri e non perché sei un professionista che agisce in scienza e coscienza, io non posso avere fiducia in te e sono costretto a cambiare. Il problema è che è molto difficile trovare dei professionisti seri. Competenza professionale, il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate. Quale competenza? Quando abbiamo visto che addirittura gli organismi professionali delle società mediche, i loro rappresentanti vanno in televisione e nei giornali a scrivere delle panzane. Abbiamo letto più volte, per esempio, che non risulta da alcuni presidenti di società mediche, per esempio un professore universitario, altri medici, non risulta alcun caso di soggetto morto o danneggiato in conseguenza delle vaccinazioni. Ce ne sono almeno 650 riconosciuti direttamente dal Ministero, quindi queste persone sono dei mentitori seriali, o sono ignoranti come le capre, oppure mentono sapendo di mentire, non so cosa sia peggio. Rifiuto della prestazione professionale, il medico può rifiutare la prestazione professionale quando in contrasto con la propria coscienza e i propri convincimenti tecnico-scientifici, non con le circolari e le direttive che ti mandano Ministero, o CEO, Regione o ASL. Questo non è scritto nel codice deontologico. Avanti. Continuità delle cure. E anche il medico, quando abbandona, tra virgolette, un paziente, ha il dovere di proseguire nelle terapie, nelle cure. Idem vale anche per il personale paramedico.
fin tanto che non ci sarà la nomina di un nuovo medico, oppure non sarà assegnato un altro paramedico. Andiamo avanti. Documentazione sanitaria, cartella clinica, vale il discorso della privacy di prima. La cartella clinica, ricordatevi, è un atto pubblico e deve essere fatta con assoluta precisione. Costituisce un illecito penale. Il semplice fatto di averla modificato la cartella clinica o di averla compilata in maniera non corretta oppure carente è un illecito penale. Conflitto di interessi, l'abbiamo visto prima, deve evitare qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale è subordinato ai miei vantaggi economici e di altra natura. Deve dichiarare i conflitti di interessi, abbiamo visto invece i personaggi che anche in televisione li hanno negati. Ora bene, avanti. Questo, scusate, torno indietro. Questo ancora è un bellissimo. Vedete, ci sono 10 punti sui conflitti di interessi. Uno potrà pensare, vabbè, l'ha scritto l'avvocato Mastalino, no? Quando l'industria non fornisce informazioni orali, i prodotti sono spesso duplicati di altri farmaci, ci sono stati grandi causa su questo. Promuove solitamente medicamenti più recenti e costosi, a scapito magari di quelli che fanno bene. Ci sono tutte un decalogo, vai avanti, che però non l'ho scritto io, ma vedete, è contenuto nei conflitti di interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica, che è stato realizzato dal Comitato Nazionale per la Bioetica nell'8 giugno del 2006 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Non lo dico io, lo dicono loro. Il problema è che loro lo dicono, ma poi non lo fanno. Avanti. Questo, facendo riferimento a quello che dicevo prima, come si può essere neutrali nel momento in cui ti arrivano delle brochure che sono realizzate in questo caso da Chiron? Come fa un medico? Un medico studia su che cos'è la meningite in una brochure che gli ha fatto la casa farmaceutica che produce il vaccino contro il meningococco, per dire, no? Avanti. Questa è la Pfizer che fa le informazioni sul pneumococco, ma io te li potrei portare di tutti, per ragioni di tempo ci ho messo questi due. Avanti. Oppure questo qui ha fatto addirittura una app per il telefono scaricabile, realizzata con il supporto di Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur, se voi lo scaricate, vi ricorda quali vaccini dovete fare, gratuita, certo, ci mancherebbe altro. Avanti. Oppure fanno dei convegni come questo, aggiornamenti in tema di vaccinazioni, che però sono, parlo di vaccinazioni, ma avrei potuto dire anche convegni riguardanti altre problematiche, le gherme o anche altre problematiche. Questo convegno è sponsorizzato da Cruse, GlaxoSmithKline e Novartis. Che cosa venivano a dire in questo convegno? Essendo sponsorizzato da quelle case farmaceutiche, non mi possono certo dire che i vaccini non devono essere fatti o che fanno male. Avanti. Questo è più bello. È stato realizzato questo convegno il 16 maggio del 2013. Il titolo è: c'è ancora bisogno dei vaccini? Questa è una società che l'ha organizzato, una partecipata della regione Sardegna, a Cagliari si è tenuto. È stato chiamato un solo relatore a parlare in questo convegno, quello che vedete nella foto, il dottor Rino Rappuoli, che era, all'epoca era direttore di Novartis Medicine and Diagnostics, adesso di GlaxoSmithKline presso Siena. Quindi il dottor Rino Rappuoli, che sarà un grandissimo scienziato, sarà sicuramente una persona onesta e corretta, ma secondo me in un convegno che si intitola c'è ancora bisogno dei vaccini, lui che vaccini li fa? Che cosa gli deve dire? È come se qui siamo nelle Marche e la regione Marche indicesse un convegno presso la regione, invitasse come unico relatore me, e il convegno, il titolo fosse: c'è ancora bisogno di andare dall'avvocato Mastalia per avere tutela giudiziale? Io come unico relatore